Torniamo dunque ora sulla questione del bosone di Higgs. Voi mi dite perché tutta questa narrazione che si riferisce alla evoluzione dal Big Bang, eccetera. Perché il bosone di Higgs è una forza che porta all'ammassamento tutto il sistema che nel suo inverso si espande nella materia e nella luce delle galassie viste in espansione, proprio a causa della gravitazione universale che, agendo con le forze opposte del magnetismo e dell'antimateria, accentrano tutto in un punto senza nessuna dimensione, ma che è visto nel modo uguale e contrario di una espansione. Un generale bosone è la forza che determina l'ammassamento di tipo magnetico. Ragionando secondo i miei canoni, non solo dico esiste questa particella, trovatela, ma dico deve valere esattamente in quanti il quanto 44. E ne spiego anche le ragioni, ma faccio lo stesso effetto, anzi molto molto peggiore di quanto lo fece Higgs quando lo pronunciò, perché Higgs era rinomato. Io, agli occhi della scienza, che opera esattamente in linea opposta alla mia, sembro uno che straparla, perché mentre loro seguono un percorso, io sto seguendo il percorso esattamente uguale e contrario, che a loro sembra una pura mancanza di ogni presupposto scientifico. Ma non è così. La conseguenza dei numeri che hanno i quanti, ora possiamo scorgerla direttamente dai numeri, perché i numeri che noi usiamo nella matematica sono l'immagine delle quantità elementari unitarie che esistono nelle unità della fisica. Proprio per l'adozione di unità in tutti i loro cicli che seguono tutte quante il ciclo 10. Di conseguenza la stessa matematica con i rapporti contenuti nella matematica consente di conoscere e prevedere quali siano le quantità unitarie. In sostanza, l'indice 11 è, se lo riferiamo al contesto atomico, che nelle unità angstrom
quelle atomiche sono 10 elevato a 10 ogni metro, quindi se noi ci riferiamo all'unità atomica, di cui l'unità dello spazio un metro è 10 elevato a 10 angstrom, e moltiplichiamo questo valore unitario per l'intero ciclo 10 atomico, 10 moltiplicato 10 elevato a 10 è 10 elevato a 11. E quindi vediamo chiaramente che il numero 11 è l'indice della base 10 e è tutto il ciclo atomico che agisce nel suo intero, ossia si sposta esattamente di un metro. Quando abbiamo capito che questo è il valore unitario dell'unità atomica che si sposta unitariamente di un metro, sappiamo le basi, perché sapendo che la nostra realtà ha quattro linee di azione, una come T, tempo, e tre come spazio, quindi sono quattro volte il valore 11 dell'indice porta a 44. E che cos'è questo indice 44? È l'indice dell'unità, quando noi l'abbiamo disaggregata in valori che sono 4, come la scomposizione dell'unità nello spazio-tempo, dato da 4 quarti, e quando abbiamo preso il ciclo 1 e lo abbiamo trasformato a 11, perché lo abbiamo riferito nei due estremi dell'unità riferita al ciclo e del ciclo riferito all'unità. A questo punto il valore 44 è la composizione di tutto quanto il sistema unitario, e nel valore contrapposto abbiamo che la forza che porta tutta a 1 ha il valore 44, che risulta proprio dall'unità scomposta sia in spazio-tempo sia in ciclo unitario dello spazio-tempo. E io sono in grado di andare oltre alle previsioni di Higgs, perché Higgs non aveva dato grandi riferimenti di qual fosse questa forza. Io arrivo a dire che ha il valore 44. E poiché poi troviamo particelle come l'elettrone, che in unità atomiche sono 54, ma in fisica risultano 54 e rotti, perché usano criteri sbagliati nel calcolo dell'unità, non però nel calcolo dell'unità chiamata candela, perché lì si calcolano proprio le percentuali dell'intensità. L'intensità è una percentuale tra due valori. Se sono sbagliati tutti e due nello stesso modo, la percentuale è esatta, e la percentuale esatta nella candela rivela esattamente 540, ossia virgola 000000, numero preciso, per 10 elevato a 12 Hz, ossia cicli 10 al secondo. Vedete, in questo modo il numero 54 della candela, che è l'intensità unitaria della luce, è il ciclo intero 10 percorso da quel 44, che è il fattore di ammassamento unitario chiamato bosone di Higgs o particella di Dio, come volete chiamarla. E questo 44 esiste nel valore della luce, perché quando voi arrivate finalmente a volere fare questo controllo che io vi invito a fare, ma che non fate perché siete presuntuosi al punto da dire vale solo il mio metodo e non quell'altro, quell'altro è un metodo del cavolo, sarebbe il mio. Quando io vi dico
la luce, se fosse una luce istantanea, percorre esattamente tre lati nel tempo di un lato, perché esiste tutto assieme il cubo. Noi non vediamo in essere una presenza istantanea, ma la vediamo ritardata. Infatti, il ritardo del tempo rispetto al simultaneo è proprio dato dal fatto che la luce, invece di presentarsi in modo da percorrere esattamente quella terna di assi cartesiani nel tempo di uno, percorre un po' meno. Invece di 3, percorre 2,99, eccetera. C'è un ritardo della percorrenza pari a 207.542 metri. Se mettiamo in relazione la velocità 299 rotti al suo ritardo 207 con una divisione per vedere ogni metro di quel denominatore 207.542 quanto ritarda, scopriamo che il ritardo è esattamente 1,44,4,4 e abbiamo la presenza reale di un 44 seguito da 4,4 e si tratta proprio della percezione di due bosoni in sequenza, uno dopo l'altro, uno reale, quello che viene dopo immaginario, e sono alla base del ritardo della luce, perché ognuno di quei 207.542 metri che non ci sono, ognuno vale per 1444,4 eccetera. Lasciamo perdere l'eccetera, ma vedete benissimo come quel 44 è un 44 seguito da un 4,4 in quel 1444,4, e avete la prova di come il bosone di Higgs interviene a rendere lenta perfino la luce. Ecco, quando io do questi estremi faccio molto di più di quanto ha fatto Higgs. Higgs si è meritato la standing ovation. Io invece, che sono andato molto oltre di lui, mi merito, a quanto pare, da tutti quanti voi, una standing reprovation. Perché? Perché io sono ancora oltre, ben oltre, a dove siete arrivati oggi tutti voi giocando a fare scontrare le particelle. E guardate quanta imponenza di strumentazione, un anello spaventoso, costosissimo. Che cosa ho io invece per approdare a questi risultati? Semplicemente questo po' di materia grigia che sta dentro la mia scatola cranica, ma a quanto pare essa è ben superiore a tutto questo apparato scientifico che scopre le cose e non sa ancora interpretarle.